Ladies and gentlemen, welcome to Royal Rumble! Salve a tutti Blazers e bentornati in Royal Rumble. Ragazzi, siamo tornati nella serie di Royal Rumble nella nostra arena. Pensavate che me ne ero andato, invece no. L'arena è un po' conciata dagli ultimi combattimenti a quanto pare. Ma Royal Rumble è tornato, il vero unico Royal Rumble. Diffidate dalle imitazioni che ultimamente stanno diventando un po' troppe, eh? E torniamo con Royal Rumble dopo un periodo dove non mi sono risparmiato. Ho sempre fatto 2 video al giorno nonostante gli impegni, le vacanze. Non vi nascondo che sono abbastanza provato da questo periodo, ma sempre ho portato 2 video al giorno. Ho cercato di portare magari contenuti un po' più semplici da preparare, più o meno semplici. Ma adesso torneremo con il ritorno di settembre, riportando tutte le serie importanti e compresa questa serie che appunto oggi ritorna. E ragazzi, c'è stato un ulteriore aggiornamento alla mod che ci permette di far combattere mob, e grazie a questo aggiornamento possiamo far combattere tra loro oggi i mob della penultima mod che ho recensito, vale a dire la Mutated Mobs, le fusioni dei mob vanilla. Ve l'avevo detto in quel video, mi sarebbe piaciuto un sacco farci una mob battle, e quindi oggi ne faremo una. Lasciate un like per il ritorno della serie, e anche perché questo sarà un torneo particolarmente bello, o comunque promette davvero bene. Ragazzi, per l'occasione ho scelto 8 di quei mob, le fusioni un po' più interessanti, più miste e anche equilibrato. Per cui avremo il Ghast Shulker, Creeper Spider, Blaze Skeleton, Witch Spider, Ender Golem, Zombie Spider Pigman, Illusioner Wither Skeleton e lo Slime Creeper. Li ho messi in una posizione casuale, ma direi che vanno bene gli accoppiamenti, cioè, mi piacciono. Quindi iniziamo subito con la prima sfida. Spawniamo quindi lo Shulker Ghast, che è gigantesco, il Creeper Spider, e facciamo subito aggrare i 2 mob. Ragazzi, siamo partiti. Il Creeper attacca lo Shulker, che subito... Ok, ho capito che sei forte, però potevi aspettare un attimo, almeno darmi il tempo di commentare la battaglia. Cioè ragazzi, lo ha shottato, lo ha disintegrato. Ok, effettivamente questo mob era particolarmente OP. Potrebbe essere un ipotetico campione, ma ci sono altri mob con delle abilità davvero particolari, quindi vedremo, vedremo. Royal Rumble ci insegna che tante volte i mob ci sorprendono, e forse anche questa volta. Intanto il Ghast Shulker passa il turno, e ora vediamo la sfida tra... Prego, questa volta Blaze, non fare una figuraccia, ti prego. Il Blaze Skeleton e la Witch Spider, che si pronuncia una bella sfida. Quindi buttiamoli subito in campo, andiamo ad aggrarli immediatamente. E sono partiti, iniziano ad attaccarsi subito. Allora, lancia il veleno contro il Blaze. Il Blaze tenta di scappare. Mi sono appena accorto che non ho messo la mod della vita dei mob. Questo potrebbe essere un gran casino, quindi devo ristartare Minecraft. Ma intanto, perché, caro il mio Blaze, non attacchi la fottuta strega? Muoviti. Ok, inizia ad attaccarla, ragazzi. Spara frecce infuocate. Lui è stato avvelenato, ma non riesce a distruggerlo, e riesce infine a colpire la strega ragno, ragno, strega ragno, e a farla fuori. Quindi attenzione, hanno preso 2 mob che shottano dalla distanza, ma a volte non colpiscono l'avversario, li hanno uniti, sparano frecce infuocate. Quindi passa il turno, finalmente un Blaze, sono davvero contento per una volta. Ma ora devo un attimo ristartare il gioco, perché vado a unire la mod che ci permette di vedere gli HP, se no è un po' inutile. Ok ragazzi, eccoci qui, dovremmo aver messo tutto in ordine, e quindi possiamo procedere con il terzo scontro, perché ora avremo una fusione tra 2 mob che sono forse i più forti di Minecraft, tolti boss, vale a dire l'Enderman e l'Iron Golem. L'unione di questi 2 mob potrebbe dare il via a un mob fortissimo, oppure a un mob goffo, perché effettivamente sono 2 cose molto differenti. E poi contro avremo la fusione tra uno zombie e uno spider pigman. Ma ragazzi, lasciamo la parola al campo. Andiamo a spawnare l'Ender Golem da una parte. Che, oh mio Dio, la grafica di questa mod con i cuori è davvero strana, ma ci siamo. Dall'altra parte, lo zombie spider pigman. E andiamo subito ad aggrarli, ragazzi. Uno contro l'altro, siamo partiti. L'Ender Golem si tippa via, colpisce lo zombie spider pigman e lo devasta. Togliamo la pioggia, perché la pioggia fa scappare gli Enderman. Qui siamo coperti. Ma l'Ender Golem resiste e perde pochissimi cuori. Quanti cuori ha questo mob, ragazzi? Ha un sacco di cuori. Quindi l'Ender Golem
effettivamente è un pretendente alla vittoria. E infine l'Illusioner Wither Skeleton contro lo Slime Creeper, un creeper anche gigante potrebbe uscire fatto di slime, in grado in teoria di esplodere, di dividersi. Vediamo se questa volta funzionerà. Dall'altra parte un illusionista misto a un Wither Skeleton, sono due cose davvero potenti. Ma ha un cuore solo, io quindi direi di fare uscire il vero Slime Creeper. Oh, si è diviso, avete visto? Alla morte si è diviso, quindi ci sta come cosa. Ok, questo è lo Slime Creeper che volevamo, contro ovviamente l'Illusioner Wither Skeleton, che è davvero fighissimo a vedersi. Andiamo subito ad aggrare i due mob che partono e... oddio, ok, li abbiamo aggrati, guardate subito. Il Creeper sta per esplodere, nel mentre il Wither Skeleton si era diviso e si erano create le sue copie. Wow, però c'è un problema. Avete notato che c'è stato un grosso difetto? Innanzitutto uccidiamo il vero Wither. Il Creeperino in questione non si è suddiviso e questa cosa mi spiace molto, perché credo che sia solamente questo a dividersi. Guardate, se io lo uccido si creano le coppie ed è quello che dobbiamo ottenere noi. Quindi ho aggrato il Creeper contro l'illusionista. L'illusionista però deve essere aggrato contro il Creeper, se no non ce la faremo. Vai, siamo partiti. Iniziano ad attaccarsi le coppie, stanno attaccando il Creeper che esplode e che però non si moltiplica. Ragazzi, non ho capito sta cosa. Probabilmente il Creeper si moltiplica solamente se viene ucciso prima dell'esplosione, mentre se esplode effettivamente scompare e basta, il che lo rende un po' un potere inutile. Bene ragazzi, abbiamo visto indubbiamente degli scontri che sembravano più bilanciati di quello che sono stati, ma c'è stato in ogni scontro un vincitore che ha super ownato l'avversario. Ora questi quattro mob più forti si scontreranno e vedremo chi è il più forte nelle semifinali. E davvero io sono interessato, non ve l'avevo ancora chiesto, ma nei commenti ditemi per chi tifate, chi secondo voi vincerà e chi vorreste che vincesse. Io personalmente desidererei finalmente una vittoria di un rappresentante dei Blaze, ma vedendo tutti i contendenti devo dire che il Blaze è il più debole probabilmente tra questi. Sarà un interessante test. Ma ragazzi, ora il Ghast Shulker si sfiderà contro il Blaze Skeleton. Non so che cosa ne potrebbe uscire. Aggriamo prima. Si stanno già aggrando? Che succede? Si odiano di base? Che cosa succede? Allora proviamo ad aggrarli noi semplicemente. Ok, ce l'abbiamo fatta in teoria, ma come vedete non si colpiscono, o per meglio dire il Blaze ha di nuovo questo problema che non colpisce l'avversario. Proviamo ad aggrare viceversa lui contro di lui. Ok, parte il primo colpo che si sdoppia, il Blaze inizia a volare e non riesce a colpirlo ragazzi. Non riesce a colpirlo. No, l'ha colpito ragazzi. Attenzione, il Blaze sta subendo però un sacco di danni. Continua a colpire il Ghast Shulker. Ce la puoi fare Blaze, ce la puoi fare. Hai due cuori. Colpisci. Ah, viene preso ancora. Non ce la fa, ragazzi. Non ce la fa. Il Ghast Shulker rimane con metà vita più l'armatura perché si è richiuso e vince. Peccato, perché il Blaze Skeleton, se aggiustassero sta cavoli di mira, potrebbe vincere. E quindi, a malincuore, il mio adorato Blaze perde un'altra volta in semifinale. Oh, che sbatta, ragazzi. Prima o poi ce la faremo. Oggettivamente il Ghast Shulker è una bestia e merita tutta la vita la finale. Quindi poniamo l'Ender Golem da una parte, l'Illusioner dall'altra e partono subito. Non li ho fatti aggrare io. Si sono attaccati naturalmente, ragazzi. L'Ender Golem è scappato, se n'è andato via, eh. Se n'è andato via l'Ender Golem, sto viziaccio del cavolo. Altro tentativo, altra corsa. Ora, quando si sdoppia l'illusionista, esattamente, attacca subito l'Ender Golem. In questo momento ho aperto l'arena, così che lo possono inseguire. E se anche lui si dovesse tippare in continuazione, in teoria la battaglia andrà avanti. Quindi l'Ender Golem sta prendendo danno in un modo strano e inizia a combattere però le coppie. Le fa fuori abbastanza agilmente, toglie 24 di danni alla volta, ma le coppie tutte insieme stanno falciando piano piano il golem. Attenzione, è una bellissima lotta ragazzi, è una bellissima lotta. Se non fosse che continua a tipparsi via, dove è andato mo? Dove è andato? Sono rimasti qui da soli. Sono fatti parecchio male, ma l'Ender Golem è scappato di nuovo, ragazzi. Oggi mi sento particolarmente buono con gli Enderman, quindi ho deciso di creare una piattaforma in un posto dove c'è il vuoto, dove gli Enderman non avranno altri posti dove scappare. Quindi presumo possano rimanere qui, o almeno spero che sia così. Quindi ragazzi, proviamo a spawnarli qui dentro e vedere chi è effettivamente il più forte. E quindi Ender Golem, illusionisti, parte la lotta. L'Ender Golem inizia a farli volare, se li fa volare giù per loro è finita. Inizia, ne fa fuori uno, ne fa fuori forse due, no in realtà continuano ad attaccare. L'Ender Golem sta subendo un sacco di danni, ma è davvero molto resistente ragazzi.
Ne stiamo apprezzando davvero la forza. Cioè, l'Ender Golem è bestiale. Wow, neanche metà vita ha perso. Non ha perso neanche metà vita. Gli avanzavano 106 HP. Forse gliel'hanno dati anche un pelo troppi, oserei dire. E quindi, ragazzi, sono tornato indietro per vedere lo scontro finale. L'Ender Golem se n'è andato più e più volte, ma oggettivamente era più forte del Wither Skeleton. Ne abbiamo avuto una prova palese in questo caso. Era più forte anche del temibile Ghast Shulker, che abbiamo visto spara raffiche di colpi incredibili. Il problema è che non so se quel tipo di proiettile può impensierire e colpire l'Enderman o se lo schiverà. Proviamo a metterli all'aperto, dove sicuramente le barriere dell'arena possono fluire meno, quindi aggriamoci. Vi va di aggrarvi? Che ne dite? Vi piace l'idea? Attenzione, l'Enderman è entrato nello Shulker e con una sola mossa lo ha ucciso. What? Ragazzi, sono sconvolto. E l'Enderman adesso è scappato ancora, eh. Devo trovare un modo per impedire agli Enderman di tipparsi. È davvero fastidiosa questa abilità, perché sarebbe un vantaggio se schivassero e basta, ma finché per schivare se ne vanno altrove e perdono l'aggro, è un casino. Però, ragazzi, l'Ender Golem, mio Dio, ha spaccato tutto. Potrebbe essere addirittura il mob più forte che abbiamo mai visto finora. Forse ancora più forte dello Spinosauro. Ma chi lo sa, scrivete nei commenti che cosa ne pensate. Ragazzi, intanto direi che per questa nuova Royal Rumble del ritorno è tutto. Spero che vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un like e noi ci vediamo presto con altri video. Se volete, suggerite anche altre mod da portare in questa serie. Quindi, ragazzi, un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.